Buongiorno, oggi siamo a Perugia per l'evento a porte aperte gestito dall'associazione Cancelloni. L'evento dura 3 giorni ed è suddiviso in 2 padiglioni, con 100 espositori e 10.000 prodotti da scoprire. A porte aperte è un'esperienza con i protagonisti dell'industria alberghiera. Ma perché noi della Web TV Panzini siamo a Perugia? 5 di noi sono qui come truppo di supporto alla redazione giornalistica ufficiale dell'evento. Abbiamo il compito di intervistare alcuni stand. Mettiamoci al lavoro. Buon pomeriggio, signora. Buongiorno. Vedo che ha visitato la fiera. Che cosa ne pensa? Devo dire che è molto bene, bella e ben organizzata. Mi piace molto. E qual è il suo stand preferito? Ma sono una golosona, perciò un po' tutti, sinceramente, però il salato mi piace di più. Siamo qui con la responsabile organizzativa della fiera, Chiara Cancelloni. Qual è stata la cosa più difficile nell'organizzare questo evento? Buon pomeriggio a tutti. La cosa più difficile è stata sicuramente mettere d'accordo tutte le funzioni che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Quindi tante persone con idee e opinioni diverse, ma siamo riusciti comunque a portare a termine il progetto e mettere d'accordo tutti e organizzare un grande evento come a porte aperte. E qual è il riscontro positivo da parte delle aziende e dei visitatori? Gli espositori, che sono i nostri fornitori qui in fiera, sono stati tutti molto contenti della manifestazione, anche perché abbiamo avuto un numero di visitatori molto superiore alle aspettative, quindi parliamo di oltre 5.000 visitatori nel corso dei 3 giorni, quindi possiamo dire che l'evento ha riscosso un grandissimo successo. Ok, grazie Grazie mille. a voi. Che cosa avete apprezzato di questa fiera? Beh, noi come studenti abbiamo apprezzato molto di poter assaggiare i prodotti tipici, ma anche di provare prodotti non della nostra regione per vedere un po' la cucina italiana in generale.